Allora, per me è emozionante, sono molto contento di essere riuscito ad ospitare in questa 8ª edizione del Creto Festival questo progetto, Genti di Calabria, una rivoluzione culturale, che adesso avremo la possibilità di capire meglio nello specifico e di conoscere anche gli ideatori e tutto. Io conosco un po' di anni Francesco Mazza. Devo essere sincero, una cosa che mi è piaciuto tantissimo dal progetto in sé è stata, quando me ne ha parlato la prima volta, era dovuto alla passione, come me lo raccontava. E quando in una persona che ti racconta comunque un'idea, all'epoca era all'inizio, comunque stava prendendo forma, era quindi nella fase iniziale, mi raccontavo questa, mi è piaciuta tantissimo, mi affascinava il fatto di quanta passione lui metteva nel raccontare questo suo progetto, di cosa aveva in mente, e poi sono rimasto affascinato di come è riuscito a realizzarlo insieme, coinvolgendo anche il maestro Bertelli. Io lo scorso anno dovevano essere nostri ospiti al Creto Festival, poi per questioni di piccoli situazioni di errori, perché siamo umani, non siamo riusciti ad organizzare, però abbiamo recuperato in questa edizione 2018, che è un'edizione molto particolare. Va bene, io lascio il microfono Buonasera, grazie a tutti per questo invito. Io devo dire prima due cose in merito a questo festival. Ritengo che sia il posto ideale per presentare Genti di Calabria. Io l'ho detto ad Ivan, l'ho detto a Renato, che è l'altro caro amico che sta nell'organizzazione di questa splendida realtà, perché per me è un momento importante presentare Genti di Calabria in questo posto, perché è un po' la filosofia del nostro progetto. Le cose fatte con passione, le cose fatte con amore, le cose fatte con arte. Tutto questo è quello che ci vuole. Questo è un esempio di bellezza rara in Calabria. Io mi permetto di dire in questo contesto che è la cosa più bella che in Calabria è stata fatta, ma perché è fatta da giovani che animano questo borgo con la loro passione, con la loro competenza, con la loro umanità. Questa è la grande differenza. Io so, senza fondi pubblici, e perdonami, ma sono un tifoso di questa cosa, perché noi stessi, quando abbiamo immaginato Genti di Calabria, non volevamo che ci fossero delle influenze, l'abbiamo fatto senza fondi pubblici, cioè ci siamo autofinanziati, cioè l'abbiamo pensato noi e voluto noi. Che cos'è Genti di Calabria? Dopo aver ringraziato, ripeto, e non smetterò mai di farlo, questo posto, questa opportunità stasera, io mi auguro di poter parlare ai giovani, perché lo scopo di Genti di Calabria non è quello di parlare agli adulti. Gli adulti abbiamo fallito tutti quanti, abbiamo creato delle false illusioni, non siamo riusciti a produrre una gioventù che, per quello che noi diciamo sempre, che ci imitasse o che facesse le cose come noi speriamo e come noi pensiamo che sia meglio farle. Io sostengo che ci vogliono i giovani per un cambiamento, e questi giovani purtroppo non sono pronti, e se non sono pronti è tutta colpa nostra. Oggi sono qui, ci sono a presentare questo progetto con me, ci sono quattro ragazze straordinarie che con la loro semplicità racconteranno il progetto. Io mi terrò da parte dopo aver spiegato in poche parole che cos'è Genti di Calabria. E ho voluto che ci fossero loro, perché devono parlare ai giovani, e sinceramente ne vedo pochi, perché il problema è proprio questo: noi adulti ai giovani riusciamo a interessarli poco, perché li rimproveriamo sempre, cioè non gli diamo spazio. I giovani si sono tutti allontanati, hai visto, come per magia. Cosa serve Genti di Calabria? È ora di cena, mi dice Francesco Brancatella. No, io denuncio sempre questa situazione. I giovani mancano perché li abbiamo allontanati, perché di solito quando si fanno convegni, incontri, si sta a rimproverare il giovane perché fa delle cose diverse rispetto a quelle che noi vorremmo che facesse. Bene, io dico che quello che fanno è giusto, bisogna dargli spazio, farglielo fare, avere fiducia, guardarli in faccia e accettare il loro modo di esprimersi, perché lo fanno nel loro tempo. Non devono fare le cose che noi vorremmo che loro facessero, continuo a ripetere questo concetto.
sono qui, c'è Giorgia, c'è Laura, c'è Ilaria e c'è Nedia, che hanno conosciuto Gente di Calabria. Che cos'è Gente di Calabria? È un lavoro multimediale, è un libro e un film. Io dico sempre, ho questo pensiero, che un libro e un film potrebbero cambiare il mondo. Un mio amico, che è un signore, che è un critico cinematografico e fotografico di livello mondiale, mi dice sempre: un libro e un film non possono far cambiare il corso delle cose, ma possono far prendere coscienza di chi siamo e di chi possiamo essere e cosa possiamo fare. Ecco, questo è l'intento di questo lavoro. Noi abbiamo girato la Calabria, in lungo e in largo siamo stati anche a Cleto, in lungo e in largo incontrando la gente comune, dandogli la possibilità di parlare, dandogli la possibilità di essere se stessi. L'abbiamo incontrata e abbiamo scoperto che c'è un'umanità al di là di quello che si immagina, un'umanità straordinaria, e noi riteniamo che con questa umanità si può cambiare il corso delle cose, non con quel modo di fare che è lontano dalla nostra natura. Noi siamo calabresi, siamo abitanti del sud, non siamo nordisti, non siamo persone che abitano il mondo in altri contesti, eppure qualcuno ci ha fatto credere che il nostro sud non funziona, che noi dobbiamo essere un nord. Ecco, è questo l'errore di fondo. Se si prende coscienza che con quello che si ha dentro si può vincere, allora questi ragazzi probabilmente prenderanno coscienza che quello che hanno dentro è l'unica arma giusta per poter cambiare il corso delle cose. Questo film e questo libro sono stati presentati sia in Italia che all'estero in diversissime occasioni. Hanno riscontrato grande successo e grande interesse, perché abbiamo presentato per la prima volta nella storia del cinema e della fotografia una Calabria vera, una Calabria al di fuori degli stereotipi, una Calabria che è quella che è e che non vuole essere solo un film per esortare la Calabria e i calabresi, ma vuole essere un film e un libro solo ed esclusivamente per far capire che la filosofia del pensiero meridiano, quello di cui si parlerà questa sera, è l'unica arma, l'unica strategia che può porre fine al massacro che stiamo quotidianamente vivendo. Questo è il pensiero di fondo di questo nostro lavoro. Io ho il piacere stasera di avere qui due ospiti d'eccezione, anche se gli ospiti migliori sono loro. Una è Francesca Prestia, una cantastoria straordinaria che porta in Italia e all'estero la nostra terra attraverso le sue canzoni straordinarie e favolose, e lo fa con amore, lo fa con passione, e si scontra anche lei tutti i giorni con uno scetticismo totale. Bene, lo fa, ci crede ed è vincente. E poi abbiamo Francesco Brancatella, che è qui, è un inviato RAI, è un giornalista speciale, uno di quelli che si è occupato dei problemi del mondo girando il mondo. Perché è qui con me? Perché ci ho tenuto che stasera fosse qui con noi? Perché lui, dopo 30 anni di attività giornalistica, sta facendo una riflessione profonda. Forse noi giornalisti abbiamo raccontato e raccontiamo, quando ci rechiamo nei posti dove andiamo a fare dei servizi, delle cose partendo dai pregiudizi. Quello che vediamo lo facciamo partendo da certi pregiudizi. Ecco, i pregiudizi hanno rovinato il mondo. Questi pregiudizi Francesco oggi li ha messi in discussione, e con un progetto straordinario che il prossimo anno prenderà piede, che si chiama Inviati a Sud, farà, e io mi auguro che avremo modo di farlo anche insieme, quello che ci auspichiamo tutti quanti. Quando si va in un posto, quando si arriva in Calabria, quando si va in un posto che i media hanno demonizzato, bisogna cercare di lasciare aperto il cuore e di vedere le cose che ci sono e non le cose che ci hanno fatto credere che avremmo visto e che dovremmo sopportare. Io passo la parola a Francesco, che medierà un po' questo nostro incontro. L'incontro si svolgerà vedendo delle clip, che sono degli argomenti velocissimi di un minuto, che ci faranno introdurre degli argomenti un po' più importanti rispetto a quelli che quotidianamente e solitamente sono degli argomenti che ci inviteranno a riflettere. E Francesco farà questo e poi darà l'ok a Francesca Prestia, che farà il suo primo pezzo. Grazie per questo titolo. Grazie. Io non dirò praticamente nulla, perché io sono qui per dare la parola ai giovani. La formula forte di questa sera è che delle persone adulte come me e Francesco si fanno da parte e, invece di dare risposte, fanno delle domande. E i giovani di solito sono invece chiamati a fare domande, e questa sera, rovesciando del tutto il format, sono chiamate da noi a dare delle risposte su delle provocazioni, ovviamente, che già nel film sono presenti e che di volta in volta
su quattro chiavi tematiche daranno lo spunto alla conversazione di gruppo. Io non parlo di me perché Francesco ha già detto quello che ho fatto, e, giornalista prima come reporter di guerra e poi adesso con una indicazione mia interna di voler capire perché la informazione è così carica di pregiudizi in genere, tout court, ma soprattutto quando poi scende in tutti i sud del mondo e li descrive, come di solito accade, con tutti i pregiudizi che non sono solo del nord del mondo, sono dentro di noi. Noi abbiamo sempre l'idea che il sud sia la parte del mondo degli sfigati. I giornalisti, che sono uomini come gli altri, spesso anche meno brillanti di chi passa la vita invece magari poi a leggere, a documentarsi, spesso chi scrive non legge, e allora i giornalisti sono a loro volta portatori ed alimentatori di questo pregiudizio fondamentale. Ho pensato, nella parte ormai diciamo matura della mia professione, di dedicare il resto del mio tempo all'attenzione, all'analisi del perché questo accade. Accade nella comunicazione, accade però nella nostra divulgazione umana. Quando noi parliamo tra di noi e parliamo del Sud, noi parliamo esattamente con lo stesso alone di marginalizzazione, diciamo così, del problema con il quale ne parlano in maniera più ampia e con un riverbero anche internazionale tutti i giornalisti che ho conosciuto nel mondo, nessuno escluso. Non è una tematica solo italiana questa, vorrei che fosse chiaro, non è che noi siamo peggio o meglio degli altri, questa è una sindrome proprio che tutti i giornalisti del mondo hanno. Ciò detto, non dico più nulla perché ho promesso che farò solo delle domande, e allora adesso le quattro ragazze qui davanti facciamo delle domande sugli spunti che ci danno i film, però avevamo promesso e manteniamo che prima di questo Francesca Prestia ci racconterà qualcosa in musica. Prego. Siamo, vai, tecnico, Bruno, un applauso a Bruno, lo vedo in palle, vai, tutto da capo, vai. Sì, noi siamo briganti, voi cusiti, fortuna malagenti come Giuda, a vita faccio perdere mani lordi, de sangue e de veleni in quantità, a vita faccio perdere mani lordi, de sangue e de veleni in quantità. Diciti che Calabria un balanenta, ma forse si ti orbi e non vi diti, umara o cellularia che profuma, a noi di unidezza in quantità, umara o cellularia che profuma, a noi di unidezza in quantità. Ignoranti, i cardi supremani sul rispetto e cupati che cunna dignità, i cardi supremani sul rispetto e cupati che cunna dignità. Diciti che Calabria un balanenta, ma cane sciu pensere l'occidenta, filosofi, scienziati e letterati, Calabria culla della civiltà, scienziati e letterati, Calabria culla della civiltà. Sì,
gente che sa male mora presto, dall'acqua di Lumara non branira, to fiume non potimo più vivira, la turi dei chiuri sparirà, to fiume non potimo più vivira, la turi dei chiuri sparirà. C'è a mafia più potente proprio già, ma poi in te lo segreto vi ungiti, ma vi spartiti sordi a podestà, ma poi in te lo segreto vi ungiti, ma vi spartiti sordi a podestà, sì noi siamo briganti voi cositi, c'è una mala gente come Giuda, a vita va già per mani lordi, questa velena in quantità, a vita faccio perdere mani lordi, te sangue te velena in quantità. Questo funziona. Come vedrete adesso, nelle varie clip si parla, alcuni calabresi parleranno, di tematiche riassunte in alcune chiavi, quella di cui adesso vedremo la clip è la rivoluzione culturale. Chi è che ne parla? Ne parla un calabrese illustre, un più grande antropologo forse che per anni abbia avuto qui in Italia, Luigi Lombardi Satriani. È calabrese ed è l'unico del quale forse io mi sento di citare il nome. La scelta di Francesco e di Pino Bertelli è stato quello di far prevalere la calabresità dei loro testimonial sulla loro personale identità biografica, quindi nessuno è citato con nome e cognome, prevale l'essere comunque portatori di una parola in italiano calabresizzato. Per Luigi Lombardi Satriani faccio un'eccezione, perché lui è quello che ha veramente pensato e continua a pensare anche per noi da calabrese il mondo intero, ed è veramente quello che ci ha arricchito la mente e l'anima più di tante altre persone. A lui un mio personale pensiero di gratitudine, perché mi ha, come posso dire, fondato il pensiero del mondo. Allora, vediamo intanto questa clip per di un minuto e poi la commentiamo insieme con le ragazze, grazie. Restituire l'orgoglio e la progettualità può andare diversamente, che la storia non è giocata una volta per tutte, non è che solo perché si perde una partita è persa definitivamente tutta la storia che ancora si può avere. Penso che si possa sperare diversamente, con l'avvertenza che per fare questo bisogna incominciare ad operare, non rinviare ad un tempo indefinito, a un domani vago, ma fin da adesso, sin da ieri, iniziare concretamente a operare, perché le cose vanno diversamente, perché uno le vuole, ci vuole una nuova rivoluzione culturale, un nuovo rinascimento. Manca solo il lavoro, c'è bisogno di... Ecco, ci vuole un nuovo rinascimento, dice Luigi Lombardi Satriani. Vorrei porre la prima questione, questa, a Laura. Tocca a te, se ti vuoi anche sì forse portare lì quel microfono, perché con lei abbiamo parlato prima tentando di individuare un po' le linee di questa conversazione. Qui è chiaro, Laura, che Luigi Lombardi Satriani pone un tema generale, ma anche un tema specifico del rapporto della trasmissione culturale e del processo di civiltà tra le generazioni. La rivoluzione culturale significa soprattutto il tributo che i giovani danno all'evoluzione, diciamo così, del percorso di civiltà, sapendo tener conto di quello che c'è stato, ma cambiandolo profondamente, altrimenti la rivoluzione non è data.
Ecco allora la domanda fondamentale. Il rapporto tra generazioni è necessariamente, per l'esperienza che tu hai, un rapporto spiazzante, è un rapporto di contraddizione violenta, un processo osmotico. Che idea ti sei fatta tu di questo? Sì, intanto buonasera a tutti. Allora, la domanda sorge spontanea, la risposta è una risposta alquanto difficile, dolorosa quasi da dover dare. Questo perché noi giovani siamo sempre portati a dover dipendere, in un certo senso a sentirci quindi dipendenti, anche forse in modo molto condizionato e dovuto, da quello che è stato. Molte volte, come diceva anche prima Franco, siamo portati a voler raggiungere quegli obiettivi che gli adulti della passata generazione ci sono prefissati, che molte volte hanno raggiunto e quindi sono riusciti a portare a termine, ma la maggior parte delle volte no. E noi vorremmo, forse perché appunto costretti ad adempierli questi obiettivi, a portarli avanti, siamo costretti anche noi a dover omologarci. In realtà quello che io penso è che se si parla di rivoluzioni, si parla di nuova rivoluzione con delle basi che debbano essere delle basi solide. Dobbiamo avere la consapevolezza che noi giovani possiamo creare qualcosa di migliore, ma soltanto attraverso la nostra forza, le nostre volontà e tutto ciò che noi da soli, con la nostra capacità, dobbiamo riuscire a creare e a portare avanti. Questo perché noi molte volte veniamo autonarrati, non c'è in noi la capacità di autonarrarci, c'è la capacità soltanto da parte degli adulti di dire: il giovane di oggi fa così, il giovane di oggi non è più come il giovane di una volta. Forse perché non veniamo molto ascoltati, non c'è la consapevolezza dell'adulto di dire: perché non facciamo parlare quel giovane? Magari lui ha qualcosa da dire e forse anche con un pizzico di presunzione da insegnarci. Questo è quello che io penso. Io vorrei che proseguisse questo ragionamento Ilaria, al tuo fianco, mi pare, vero? Ecco, perché mi sembra che qui stiamo parlando comunque anche di un qualche problema che riguarda le nostre abitudini mentali. Siamo portatori inconsapevoli di schemi, spesso anche manierati, non ci accorgiamo di essere depositari di un pensiero quasi a un certo punto coercitivo. Pensiamo obbligatoriamente dentro di noi l'unica cosa che per noi è la verità. E allora a te, ne abbiamo parlato prima, ecco perché mi permetto di farti una domanda che può sembrare capziosa, ma so che tu non la consideri tale e mi risponderai in maniera più semplice del modo con cui io ti faccio la domanda. Questo nostro modo di vivere dentro i nostri stereotipi, tutti ce li abbiamo, perché diventa più consueto, diciamo, dell'età matura e diventa invece più duttile, più capace di modificazione e di sfondamento, diciamo così, del manierismo nell'età giovanile? Sarebbe facile dire: scopri il mondo e chiaramente cerchi di reinventarlo anche secondo formule nuove. Ma allora, gli stereotipi perché poi si ricodificano di nuovo nel percorso delle generazioni? Sembra quasi che l'umanità sia un lungo cammino da uno stereotipo all'altro. Sbaglio io? Buonasera a tutti. Sì, si sente? Ok. Beh, gli stereotipi nascono dal fatto che appunto spesso non si dà, appunto come ho detto finora, la possibilità ai diretti interessati, di qualunque cosa si tratti, di avere la parola. E io ho notato che in questo caso invece è stato fondamentale dare la parola alle persone calabresi per costruire una possibile idea di Calabria che potesse essere, proprio perché è formulata in questo modo, anche superata, tant'è che dicevamo prima che questo progetto non coinvolge la Calabria come esempio, ma potrebbe essere invece potrebbe essere declinato in qualunque sud del mondo o anche in qualunque altra parte del mondo. E il fatto che i giovani possano porsi maggiori domande, come abbiamo detto prima, deriva dal fatto che forse anche per il fatto stesso che c'è privato, siamo stati privati in un certo senso di una voce che vorremmo avere, e siamo più stimolati delle volte da ciò che manca, che la creatività nasce con minori risorse. Una giunta solo, poi passiamo alla seconda clip. A proposito di stereotipo, proprio per incidere ancora, diciamo, nella carne viva di questo documentario, l'essere calabrese, la calabresità in molte letterature del mondo è veramente considerata una specie di archetipo di primitività. Calabrese uguale primitivo.
Ora io volevo sapere a voi che siete ragazzi, certamente primitivi non siete, quando sentite questo archetipo, questo modello interpretativo dell'essere calabrese sulla vostra pelle, che tipo di reazione vi viene più spontanea? Lo vorrei chiedere a te. Avvicina il microfono se non sentite. Sì, buonasera a tutti. Questa volta stiamo parlando di uno stereotipo che riguarda la primitività, probabilmente associata in modo naturale al meridione, o in questo caso più specifico alla Calabria, per ovvi motivi. La Calabria è sempre stata la più sottosviluppata, tra virgolette, quella di cui nessuno ha mai tenuto conto delle esigenze. Sin dal Risorgimento è sottoposta ad una sorta di frammentazione, una frammentazione che sottoscriveva per l'ennesima volta una divisione netta tra quello che poi sarebbe diventato il nostro paese, la penisola nella penisola. Un nord che acquisiva il potere economico e lo sviluppo, un nord che acquisiva la capacità di sottoporre alla propria volontà il resto dei territori, anche quando si parlava di una Calabria che in realtà era composta da persone che non avevano avuto i mezzi per comunicare, i mezzi per istruirsi, e che gran parte della loro ricchezza proveniva dalla terra e dai suoi frutti. Quindi, se con primitivo intendi questo, possiamo intendere questo, è soltanto un richiamo alle nostre origini e non potrebbe mai diventare un'offesa, secondo me. Grazie, ancora bellissima questa risposta. Vedete la ricchezza davvero di analisi che hanno questi ragazzi. Giorgia, credo che manchi solo tu a questo primo turno. Abbiamo deciso di fare la prima tornata a 4, ovviamente nelle prossime occasioni andiamo molto più veloci, però è bene che tutti dicano la propria, almeno per presentarsi. Giorgia, a proposito di cliché, secondo te il fatto di essere calabresi in questo momento è vissuto un po' anche da noi calabresi con una sorta di autopregiudizio, un po' di diminuzione di sé? Io qualche volta questa cosa la colgo, secondo te, se è vero, perché? Sì, anche perché ora si parlava di rivoluzione culturale, no? Se noi iniziamo, innanzitutto critichiamo, no, gli stereotipi che subiamo, però come dicevamo prima, di noi secondo me si dovrebbe iniziare prima a rivalutare se stessi, la nostra identità di meridionali, comprendendo che siamo ricchi di una ricchezza diversa da quella comunemente conosciuta, che è una ricchezza poi materiale, per riuscire ad avviare anche questa riscoperta di noi stessi, consapevoli di avere un grande valore, e dunque iniziare poi quella rivoluzione culturale che tanto vorremmo, tanto auspichiamo. E solo così, partendo dalla propria consapevolezza che si può richiedere dignità e dunque anche farsela riconoscere, secondo me. E questo anche quello che è l'anima, questa che è l'anima del progetto. Grazie, anche questa è una risposta acutissima, come vedete. Risposte che davvero nobilitano le mie domande. Non pensavo di suscitare in questa maniera così diretta, insomma, una capacità di analisi che sicuramente avete di vostro. Secondo brano, invece, mi pare di ricordare che il secondo brano, Francesco, riguarda il 68. Quindi stiamo parlando proprio di processi canonicamente rivoluzionari. Il 68 è nella coscienza di noi, che eravamo piccoli quando ci è capitato di viverlo e di intercettarlo, però è il momento di discrimine tra un prima e un dopo. Quindi stiamo proprio parlando esattamente storicamente di quello di cui qui stavamo parlando invece in maniera teorica e più analitica. Il 68 è un crinale della storia per gli ex giovani del tempo. Vediamo adesso questa clip allora e poi la commentiamo qui insieme. Nel 68 sì. Manca solo il lavoro, c'è bisogno di una rivoluzione. Nel 68 si pensava che nulla poteva accadere, e in quell'anno anche i vini e le marmellate vennero più buoni. La Calabria è una regione, la regione è un piccolo stato,
e vi veste in tutto e per tutto le caratteristiche dello Stato italiano. Siamo tagliati fuori dal mondo, no, qua in Calabria. È il posto dove arrivarono i greci per pensare a un mondo più ampio, ad una città più grande, ad una idea di vita e di umanità più grande. Siamo l'unica regione in Italia che si sviluppa su due parallele. Questo significa diversità. E dalla diversità puoi trarre forza. Ecco, impressione mia, adesso la confronto con le vostre, la mia, è che questo modo di pensare, proprio in perfetto slang calabrese, oscilla tra due estremi opposti. L'idea molto idealizzata del grande momento storico mitizzato della grecità classica, noi siamo i figli e i depositari ultimi di un momento aulico del vivere della civiltà, il momento nel quale tutto è accaduto, tutto è stato pensato, tutto è stato realizzato, e noi di questa straordinaria pagina di storia siamo e ci sentiamo dentro gli eredi. Dall'altra parte c'è invece, al polo opposto, l'autodenigrazione. In Calabria nulla cambia, avete visto? Questo l'ho detto proprio in maniera assolutamente palmare. È veramente come se la nostra idea di essere figli di questa terra oscillasse sempre in maniera pendolare tra due opposti antitetici che non si toccano e non inventano il momento mediano della normalità. È solo una mia impressione, vorrei sentire te intanto su questo. Sì, sì, avvicina il microfono, no, non si sente. È vero che ci sono queste due, è vero che ci sono questi due poli opposti che portano con sé parti di verità, sicuramente, perché il fatto che esista un'eredità classica che ci ha formati anche inconsapevolmente, io penso che sia vero, dal momento che la cultura è qualcosa che ereditiamo non solo nel senso di quella che viene trasmessa con l'istruzione, ma la cultura appresa nella quotidianità, portiamo dentro qualcosa che ci congiunge ai nostri antenati. D'altro canto invece sono un po' meno d'accordo sull'idea che non abbiamo orizzonte, non abbiamo un futuro, ecco, quindi in un certo senso l'orizzonte e il futuro, vorrei che dissi quando completi poi anche il microfono alla tua compagna qui a sinistra, perché mi rendo conto che la domanda è complessissima, per cui chiaramente la semplifico adesso meglio. Questo fatto un po' autolesionista di sentir dire spesso qui non cambia nulla, la Calabria è destinata a soccombere perché non è capace di cambiare se stessa, non è capace di creare progetto. Perché secondo te va tanto di moda nella nostra psiche calabrese questa idea della nostra incapacità di creare futuro? In effetti una delle cose a cui ormai noi giovani abbiamo dovuto abituarci è quella di sentirci sempre dire di andarcene. Andarcene e di cercare di costruire il nostro futuro in un posto in cui i giovani sono meno sfortunati e a cui si tiene di più, insomma, e in delle parti del mondo, anche dell'Italia, in cui ai giovani si tiene e gli si chiede di non andarsene e gli si offre qualcosa di appetibile affinché non lo facciano. È il motivo per cui i nostri amici partono e lo vediamo quotidianamente, è il motivo per cui i borghi si spopolano, è il motivo per cui nelle scuole elementari delle nostre città si formano sempre meno classi, perché nessuno farebbe crescere suo figlio dove anche lui non ha avuto la possibilità di crescere. Però credo che crescere in questo posto sia indubbiamente difficile, ma che abbia anche le sue gratificazioni. Abbiamo un'identità precisa e non la possiamo cambiare, possiamo decidere di reagire oppure no. Credo che è una cosa che spetti soltanto al singolo. Intanto volevo un attimo porre l'accento sulla questione dell'atlante geografico dei volti, che secondo me è una cosa bellissima, perché riguarda la bellezza appunto e poi
parla di territorialità e di gente, e ogni volta in cui si parla di territorio e di gente, nello stesso momento si sta facendo politica. Quindi per me Gente di Calabria è un progetto politico, e in questo momento noi siamo la rappresentazione, come anche il Cleto Festival è un festival politico. I greci, di cui abbiamo parlato prima, avevano definito la politica chiamandola politiche, un termine che deriva da polis, che conosciamo bene come città-stato, più techne, cioè arte o tecnica. La prima interpretazione che si è data al termine politica è stata proprio l'arte della polis, che poi successivamente è arrivata diventando tecnica del governo, tecnica del governare. Questione sbagliatissima, perché la tecnica è una cosa che appartiene a pochi, l'arte è una cosa che appartiene a tutti, per questo che la politica non è più nostra. Grazie, risposta illuminante. Francesca, credo che adesso sì, a metà della nostra serata tocca a te ancora, ti diamo il tempo di mettere a posto il microfono che adesso ti sarà dato. E penso che, non so se Francesca tu questo brano lo vuoi semplicemente cantare o lo vuoi anche spiegare prima, il brano che spiegare, fa sentire. Franco. Prego. Mi dice, lo devi spiegare. Faccio la cantastoria, racconto la storia. Corrado Alvaro ci racconta in Gente di Aspromonte il ritratto di Melusina. Melusina era una ragazza che aveva perso giovanissima la madre. Con il padre e i fratelli avevano deciso di non lasciare la Calabria, quindi di non partire per le Americhe, per il Canada, per il Brasile o per la Germania o per la Svizzera. Loro avrebbero provato a resistere nel borgo, nel loro borgo abbandonato. Melusina si sarebbe occupato della casa, della cucina, dei panni, il padre e i fratelli invece della terra e degli animali. Melusina era una giovane svelta e quindi velocemente rassettava la casa, e poi in quei momenti di libertà amava passeggiare per i vicoli abbandonati con i piedi scalzi, e ogni tanto raccoglieva dei fiori gialli piccoli che spargeva sulla tovaglia durante le ore del pranzo, oppure raccoglieva quei fiori d'ortica, quelle foglie di ortica con le quali faceva gli impacchi che rendevano i suoi capelli più lucenti sotto i raggi del sole. Quel giorno Melusina andò a passeggiare per il suo borgo, ma da lontano vide uno straniero. Si spaventò, corse subito verso casa. Quello straniero era un pittore tedesco che, vedendola così bella e selvaggia, aveva deciso in cuor suo di ritrarla. Ma sapeva benissimo che le donne di un tempo, le donne del Mediterraneo, non amavano farsi ritrarre o fotografare, perché pensavano che in quel momento gli venisse sottratto un pezzo della loro anima. Così andò dal padroncino, il mafiosello della zona, della Aspromonte, disse: io la voglio ritrarre. Così si presentarono a casa di Melusina, bussarono alla porta e dissero al padre: lo deve fare. Il padre guardò Melusina capì, e si andò a sedere sui due gradini proprio di fronte alla porta di casa. E il pittore aprì il foglio bianco e iniziò a ritrarla. E lei in cuor suo disse: una parte di me però io gliela devo sottrarre. E così tenne gli occhi chiusi tutto il tempo e nascose lentamente anche le mani sotto il grembiule. Il pittore, soddisfatto alla fine, mostrò a tutti la sua opera. Melusina, piangendo, tornò nella sua stanza. Corrado Alvaro conclude il suo racconto dicendo che un giorno, passeggiando per Berlino, proprio in una bancarella sul tavolo, vide il ritratto di Melusina. Lo comprò, lo riportò in Calabria e disse a Melusina di non piangere più. Come l'ortica e un poca leona, tu rimanisti sopra a un paese. Come l'ortica e un poca leona, tu rimanisti sopra a un paese. O Melusina, memoria e petrizza, dove un tu solo ti piti a carizza.
famiglia lavora la terra, anche l'ortidova c'è l'upinella, buca profusa e piedi scalzi, dentro un paese abbandonato, Paranartara tutto spogliato, Roma chiesa e Veneri santo. Bussano alla porta, tutto aspettavo pastora Pettia, ma ero fortuna chi comandava, c'è di sapaci tra mola de para, quello che chiusi mani accoppati, sta cisti ferma e tu guardava. Ora che un nuovo può vi dire, o melusina incarcerata, dicono un foglio immortalata, tutti i lacrimi ti fa asciugare, tutti i lacrimi ti fa asciugare. Excursus. Adesso parliamo, attraverso la prossima clip, di una cosa che sembra molto difficile da capire, ma invece è semplicissima: il pensiero meridiano. Il pensiero meridiano è il nostro, quello che noi abbiamo dentro e che ci porta a ragionare, a vivere, a lavorare, a pensare a noi e al tempo che ci sta intorno in un modo completamente altro e diverso dal modo con cui lo pensa un cittadino di Düsseldorf, per esempio. E il pensiero anche che noi abbiamo inconsapevolmente, ovviamente, dentro di noi, è la nostra forma del mondo. È chiaro che questo sembra più difficile a dirlo che non a viverlo. Vediamo se ci aiuta intanto una clip a capire di che cosa stiamo parlando. Prego. Ma io credo che la Calabria sia un posto bellissimo, pieno di risorse, che però purtroppo noi non riusciamo a sfruttare, perché stiamo camminando veramente sull'oro, però non riusciamo a capire. E la grande civiltà non può che essere quella del Mediterraneo, e questo è il cuore, è inutile che ci illudiamo. Se non ricostruiamo quella grandiosità, non quella grandezza che era colonialismo, ma quella grandiosità di mente, è lì che può rinascere l'anima umana. Io insisto, il pensiero meridiano, l'anima mundi, se non nasce dal Mediterraneo, non può nascere dai pezzi di latta costruiti nella sangue. Ecco, vedete, nasce dal Mediterraneo, dice, e non è l'unica a pensarlo. Io per esempio lo penso profondamente, credo che il mondo nuovo con i suoi valori nei prossimi secoli rinascerà dai valori che noi ci portiamo dentro nel Mediterraneo, e che sono sicuramente la capacità di intanto pensare se stessi, di riflettere sul proprio destino,
di dare senso anche alla scoperta dell'anima, che, della persona che ci sta a fianco. Non abbiamo certamente il vizio dell'accatastamento della ricchezza, c'era l'andrangheta, ma noi parliamo per fortuna delle persone normali. Non abbiamo l'inseguimento del tempo, non siamo vittime di un senso delle cose che continuamente ci scavalcano. Noi per fortuna ci fermiamo e con le cose ragioniamo, e con il tramonto e con l'alba diventiamo romantici. Allora non è solo un problema sentimentale, è chiaro, è un senso della vita, è un'idea che la vita si può vivere pensandola e appropriandosene, costruendola anche grazie all'emozione, al sentimento, alla voglia di voler bene a se stessi e al prossimo. Tutto questo detto, e mille altre cose ci sono ancora in questo sentimento meridiano, io volevo chiedere a voi due ragazze là in fondo, voi Laura per esempio adesso, tu l'idea che hai appunto quando pensi e vedi, senti una parola così impegnativa, è uno psicologo, Franco Cassano tra l'altro, che l'ha codificato, è un libro molto famoso e importante, il pensiero meridiano, a te che sensazioni dà? Allora, il pensiero meridiano potrebbe essere visto come l'identificazione di un pensiero che viene soltanto vincolato e rimane soltanto nel meridione. Questo come una, come se fosse, potrebbe essere visto come una chiusura mentale di un pensiero appunto soltanto nel meridione, ma in realtà è tutt'altro, è il voler rivalutare quelli che sono i canoni morali, i canoni mentali del sud, che molte volte viene visto come un voler diventare un nord. Questo perché molte volte si vede nel documentario intero, si può vedere come venga detto che il sud molte volte dovrebbe avere i valori del nord, come se i valori potessero mutare dal sud al nord. I valori non dipendono dalla collocazione geografica di ciascuno di noi, i valori ognuno li porta con sé. Una persona del sud che viene trasferita al nord avrà sempre i propri valori, come una persona del nord quando verrà trasferita al sud avrà i valori che porta con sé da quando è nato. Una parola che contraddistingue questo progetto e con la quale io sono una frase con la quale io sono fortemente d'accordo è: noi siamo il sud, non un nord, non siamo un nord, noi siamo il sud, e noi dobbiamo prendere la consapevolezza che il sud rimane tale con i suoi valori, che sono valori fondanti, che se non fossero questi non potrebbero identificarlo, cambierebbe la notazione. Io penso questo. Grazie. Giorgia, te la battuta finale su questo tema, parlando ovviamente di pensiero meridiano, a te cos'è che viene in mente? Lui dice, uno di questi nostri intervistati, è dal Mediterraneo che rinascerà la storia. Tu questo lo pensi davvero? Pensi che sarà così? Sì, innanzitutto rispetto al pensiero meridiano penso che al di là poi del concetto filosofico, no, e delle spiegazioni che possiamo dare, è una cosa che qui tutti noi presenti conosciamo, perché lo mettiamo in pratica, diciamo, quotidianamente. È come, diciamo, un filo rosso che collega tutto il sud del mondo, no? Quella terra che è sempre stata rappresentata come una terra minore, ma che invece mantiene dentro di sé quella grandiosità e quella ricchezza appunto che deriva poi anche dal Mediterraneo. E se vogliamo è proprio questo Mediterraneo, questa nostra storia antica, che ci ha consegnato un po' questi valori e questo tipo di pensiero. Penso ad esempio al concetto dell'accoglienza. Non so se vedremo il clip su Lucano, comunque faccio un'anticipazione. Il valore dell'accoglienza secondo me è un valore che noi abbiamo insito dentro di noi come meridionali, e sì, anche per il mare secondo me, per quella che è stata la nostra storia, per quella che è la nostra diversità e anche ricchezza. Quindi se la domanda era se può ripartire tutto dal Mediterraneo, penso di sì. Cioè, nel passato è stato così, penso che possa ripartire più che altro tutto dal pensiero meridiano, sicuramente. Cioè, da un pensiero che
nel mondo di oggi secondo me può rappresentare un'alternativa a tutto un sistema di velocità, di ricchezza materiale che secondo me non ci appartiene e che noi naturalmente rifiutiamo. Grazie Giorgio, adesso lei l'ha anticipato ed eccolo, Mimmo Lucano, è il sindaco di Riace, che è tutti noto, una importante rivista americana lo ha 2 anni fa inserito nella graduatoria delle 40 personalità più eminenti del mondo, perché non è perché ha fatto i soldi, non è un scienziato, un tecnico della Silicon Valley, è uno che ha inventato un format di accoglienza, che ha preso per il corna il toro più recalcitrante che in questo momento viviamo nella storia contemporanea, che è quello della migrazione dei popoli, che per ragioni economiche oppure peggiori decidano di lasciare i luoghi dove sono nati, noi per esempio lo abbiamo fatto per secoli, e vanno a vivere in altri luoghi, spesso ospitali, spesso del tutto inospitali. Questo è il tema di oggi, Lucano l'ha affrontato decidendo che il piccolo paese di Riace, il quale sindaco poteva diventare una specie di grande modello per interpretare in maniera umana, accogliente, solidale, un enorme processo storico sul quale, come sapete, tra l'altro si sta giocando il destino politico di questo paese. Il governo attuale, lo si voglia o non lo si voglia, è il risultato esatto di questa fondamentale questione. Le risposte sul tema delle migrazioni hanno dato all'Italia questo governo, con l'applauso di tanti. Probabilmente sarà una scelta legata alle ansie, alle paure, alla difficoltà di guardare intorno a sé un diverso per colore, per lingua, per emozioni, per interpretazione della vita. Lucano ha tentato di dare una risposta coraggiosissima, di frontiera. Vediamo intanto lui e chi ne parla insieme a lui, e poi commenteremo anche una visita che lui ha fatto qualche giorno fa nel paese nel quale sono nato, San Vito sullo Ionio, ed è stata una delle interviste più emozionanti che ho fatto, ma di questa parleremo dopo. Prego intanto la clip sulle migrazioni e l'accoglienza. Sociale rassegnato che ritrova una speranza. Io credo che qualsiasi persona che arriva qua, quando vuole può arrivare, quando vuole può andare via, e ha gli stessi miei diritti esattamente come me, come essere umano, né più né meno. Chi sono io per avvisarmi? Perché vengono persone, ma siamo i proprietari del suolo, siamo i proprietari della terra, per nulla. Oltre 500 cittadini immigrati. Non è successo mai nulla, è quasi normale della convivenza. C'è una sindrome di fastidio degli esseri umani. E cosa siamo gli esseri umani? Se dobbiamo avere fastidio dei nostri simili, ci deve essere un'accoglienza incondizionale. 1.800, stiamo arrivando a 2.000 persone. La Calabria non è terra di mare, è terra. E la terra è madre, la madre accoglie. Quindi per questo forse c'è questa inclinazione da parte dei calabresi ad accogliere chi viene da fuori, ma è sempre stato. E la storia della Calabria è quella di accogliere persone che vengono da lontano e di farle sentire a casa propria. E qui ci sono forse le cose più belle di tutto questo documentario, sia dal punto di vista dei contenuti narrativi, queste bellissime frasi dette anche da quest'ultima ragazza di cui poi credo Francesco ci racconterà qualcosa, e sia per chi come me fa questo lavoro di documentarista anche dal punto di vista proprio della tecnica narrativa,
Lucano all'inizio lo sentiamo ma non lo vediamo, o meglio, lo vediamo raccontato dalle espressioni del volto delle persone che ascoltano le sue parole. È chiarissimamente una scelta di stile, ma non è una scelta formale, è una scelta sostanziale, perché quello che dice lui è dentro l'anima di tutti noi e di tutti quelli che lo ascoltavano. Lui evoca sentimenti interni che noi abbiamo. Io ho apprezzato moltissimo questa parte di montaggio, perché è una cosa che non appartiene davvero solo allo stile, appartiene proprio alla sostanza del racconto di una interiorità che Lucano sa evocare in una maniera magistrale, perché io non ho mai visto, e ne ho visti tanti, politici, sindaci, assessori, propugnatori di progetti e di futuro, capace di leggere così in profondità l'animo umano e di saperlo esprimere con parole insieme così profonde e semplici. Io lo considero un grande eroe dell'umanità. Quale che sia poi il giudizio che uno vuol dare della sua scelta, perché se qui ci fosse, non so se c'è qualcuno di idee politiche opposte, può dire io non sono d'accordo con la sua politica, ma può anche essere che noi siamo totalmente convinti che la sua politica è l'unica possibile in un mondo che per esempio rifiuta lo scontro di civiltà, di cui pure tanto si è parlato, rifiuta lo scontro tout court. Questa per me è l'unica chiave che prefigura il futuro possibile di questo mondo. Ma io non la voglio fare troppo lunga, perché non ero io a dover dire questa cosa, ma da dovevo chiedere. Ma intanto ho voluto esprimere un mio sentimento emozionato su questa persona. Volevo che Giorgia, che ha il microfono in mano, dicesse esattamente l'impressione che lei ha avuto di queste incredibili parole di civiltà e di futuro di Mimmo Lucano. Intanto qualcosa l'ho già detta prima, no? L'accoglienza è un valore che secondo me abbiamo proprio noi del sud, anche questa apertura alla diversità. Sul fatto che questa sia la chiave per il nostro futuro, oltre che qualcosa che ci viene dal passato, sono anche d'accordo, sia dal punto di vista emozionale che dal punto di vista politico, ma non mi inoltre in questa discussione. E penso che rappresenti un po' tutti noi in fondo, se questa è la strada che vogliamo, che poi anche in questo, no, ritornando al discorso di prima, perché il pensiero meridiano e perché il sud rappresentano oggi ancora in modo più evidente qualcosa di alternativo, se non qualcosa che si contrappone, no, ad un pensiero di un nord che cerca di fare solo i propri interessi e rinchiudersi in poi quello che sente di essere il proprio territorio. Anche qui siamo avanti noi, secondo me. Laura, sei d'accordo con questa lettura? Siamo più avanti noi? Chi meno ha, più può dare, quindi? Io sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto precedentemente Giorgia. Questo perché? Perché io sono fortemente convinta del fatto che non siamo nessuno per poter dire voi qui non dovete entrare, o comunque questa è la mia terra e voi non vi è permesso entrare nella mia terra. Innanzitutto il mio non ci viene dato da nessuno, noi la abitiamo, la terra è di tutti, noi siamo capitati in Calabria e quindi possiamo dire che la Calabria è la nostra terra. Ma se fossimo capitati al nord sarebbe stata la stessa cosa. Noi non possiamo dire che non abbiamo in noi il principio del poter escludere i nostri simili, ma sin dall'antichità, nell'antica Grecia ce lo insegna, la xenia, l'accoglienza. Se poi questa xenofobia, cioè la paura del diverso, quando in realtà xenos non vuol dire diverso, vuol dire tutt'altro, vuol dire il vicino, colui che sta vicino a noi, e ce lo insegna l'antica Grecia, ce lo insegna Ulisse, approdando all'isola dei Teaci viene accolto da questi abitanti che misteriosamente sono degli abitanti di Riolo, una città, un paese che è qui vicino a noi, quindi non possiamo, ci è vietato assolutamente allontanare chi è uguale a noi, almeno io la penso così. Ora Ilaria, direi a te, c'è chi dice, ed ha ragione nel dirlo, vabbè, però voi non vivete in qualche periferia urbana dove la sera hai il rischio di fare pessimi incontri, soprattutto se sei una ragazza sola,
perché lì ci sono ragazzi allo sbando che sono a piedi liberi, non fanno nulla, disgregati umanamente e socialmente. Il razzismo si crea dove non viene gestita l'accoglienza, questa sostanzialmente è la chiave. La domanda che le faccio è questa: tu di questo arrivo di tanti ragazzi, di tanta gente che sciama poi alla fine senza grande possibilità di lavoro nelle strade della nostra città, hai avuto paura qualche volta? Ce l'hai? Che idea ti sei fatto di questo problema grande, enorme, che è la gestione del flusso migrativo dall'Africa, dal terzo mondo verso l'Italia? Allora, innanzitutto io per le periferie trovo una sorta di fascino, cioè io credo che le periferie siano un luogo denso di realtà, di vissuto che dove si dovrebbe osservare più che temere, perché effettivamente come ogni contesto ha una sua, anche le periferie hanno una propria storia che è dovuta a delle condizioni sicuramente politiche, delle condizioni, qualcuno ha stabilito che quella fosse la periferia, questo non li rende non luoghi, ma li rende dei luoghi che molto spesso creano delle comunità molto più solide di quelle dei centri, perché anche le periferie hanno un proprio centro, quindi io di solito non solo non temo le persone che posso incontrare nelle periferie, persone che possono essere della mia nazionalità o di un'altra nazionalità, ma le osservo con interesse. Ovviamente la prudenza è fatta di buon senso, cioè dipende dal buon senso, ma credo che quei luoghi, se pericolosi più di altri, lo siano per delle ragioni che a monte dovremmo andare a scovare, conoscere, tutto più intervenirci, e comunque non sono mai delle isole. Se lo diventano sono soltanto i presupposti per nuove comunità, secondo me. No, decisamente non temo la gente che... Grazie Ilaria, risposta anche a questa molto ricca e molto... Non è quella dell'inequità sociale, non è quella dei campi di Rosarno abbandonati, non è quella di chi volta la testa di fronte alla sofferenza degli altri. La mia Calabria è molto più simile a quella di Mimmo Lucano e a quella che stiamo costruendo in questo momento in questa piazza. Grazie, bellissima conclusione per le ragazze, che ringrazio davvero perché hanno arricchito il mio pensiero e se non sono essere retorica direi anche la mia anima, però la conclusione doverosamente sarà alla musica di Francesca, però prima forse Francesco deve dirci una cosa sull'ultima clip che abbiamo visto e sulla testimonianza di quell'ultima ragazza, prego. Accetto con piacere questa tua domanda, perché nel pezzo di Mimmo Lucano io ci ho tenuto a montare un cagnolino che non so se lo avete notato, lo rivedrete quando vedremo il film. C'è quel cagnolino che sta per entrare in quel negozio e da solo esce, nessuno gli ha detto vattene. Ripete un po' quello che dice Mimmo Lucano: qui chiunque vuole, quando vuole può entrare e quando vuole può uscire. Per me il pezzo di Mimmo Lucano, così come tanti altri pezzi all'interno di questo lavoro e che sono stati opportunamente montati con l'aiuto di mia moglie che è qui, che è stata colei che mi ha dato a questo lavoro la forza che tutti notano, che sta nel riuscire a sintetizzare 10.000 interviste e fare in modo che diventassero un film di 60 minuti che raccontasse quella verità che in quelle 10.000 interviste è venuto fuori. Io ci tengo a dire una cosa stasera: quello che è stato fatto in questa piazza è al di là di quello che immaginavo, quindi io vi devo ringraziare davvero con il cuore. Le ragazze non hanno potuto parlare come avrebbero voluto, per un problema di tempo, per un problema di opportunità, per un problema di emozione, ma le ragazze hanno detto quello che avevano dentro e posso garantire alle persone che sono qui presenti che se ne avessero avuto la voglia, il desiderio e la possibilità avrebbero veramente fatto cambiare la visione che si ha dei ragazzi. Queste sono ragazze e non gli si dà mai voce, non sono mai loro i protagonisti di un incontro. Gli incontri li facciamo sempre gli adulti che si devono sparare la posa perché devono dire, devono fare in modo che tutti apprezzano quello che dicono. Tutti
pendano delle labbra da quello che ha detto qualcuno là sopra, che non ha fatto altro che rimproverare per tutto il tempo che questi ragazzi non se la sanno cavare. Se la sono saputa cavare, li ringrazio tantissimo, hanno dato una bellissima lezione, una straordinaria lezione di grandezza. Se gli diamo spazio, spazio questi ragazzi avranno, e se hanno spazio loro faranno sicuramente meglio di noi. Grazie ancora. Francesca, l'ultima parola alla tua musica, poi vediamo finalmente il film di cui abbiamo parlato. Sì, prego. Io scusatemi, devo intervenire perché era doveroso anche segnalarvi una cosa. Francesco Mazza, con il progetto Genti di Calabria, ha voluto comunque fare un regalo anche avete parlato prima di Mimmo Lucano, che sarà il nostro ospite il 21, ha voluto contribuire, utilizzando anche il Credo Festival, con un contributo, cioè vi spiego. Allo store troverete il libro di cui abbiamo parlato, e la vendita, la somma che raccoglieremo con la vendita di questi libri donati appunto da Francesco, da Franco, verranno donati al progetto di Riace, che stanno facendo una raccolta fondi per cercare di recuperare questo debito, questa è la situazione che comunque prima è stata parlata. Quindi se volete contribuire e aiutarci, lì allo store del Credo Festival troverete questi libri. Intanto ti ringrazio Franco per questo dono, perché è stato un gesto veramente bello, grazie. Racconto un attimo di Niato, vado direttamente con la canzone. Posso andare con la canzone? No, perdoni, sì, di Niato, sì. Di Niato, sì, devo dire. Stavo pensando, bello, sì. Allora, cercherò di essere breve. Quattro anni fa il mio ruolo mi distaccò come cantastoria in tutte le scuole italiane. Io raccontavo la Calabria sana, la Calabria che lotta e che resiste contro le illegalità e contro le mafie. Accanto a me si muoveva una ragazza, Niat, una principessa somala, che era arrivata con i gommoni sulle coste calabresi. Io ho ascoltato tante volte il racconto che lei faceva nei licei, ai ragazzi, a tutte le domande alle quali lei rispondeva, e ogni volta coglievo degli aspetti molto dolorosi, cioè Niat era dovuta partire dalla Somalia, aveva dovuto attraversare il deserto, veniva da una famiglia molto ricca, aveva affrontato la morte, la sete, la fame, la prigionia, la violenza fisica, e infine sui gommoni era arrivata dopo tre tentativi. Un giorno mi toccò il cuore particolarmente e le chiesi: Niat, ma come hai fatto a superare tanta sofferenza e tanto dolore da sola? E lei mi ha detto: mia mamma, prima di salutarmi, mi sussurrò nell'orecchio Izwin Yakahalfiu, Izwin Kerviu, che significa tutto passa, tutto passerà. Per un attimo io sono tornata indietro quando ero bambina, e la mia bisnonna Mara Rosa Cappelleri, ogni tanto la vedevo piangere in un angolo e le dicevo: nonna, ma perché piangi? E lei mi diceva: perché forse non rivedrò mai più mio fratello che è partito per l'Argentina. Velocemente le si asciugava le lacrime, mi abbracciava e mi diceva: non può essere a più scuro da mezzanotte. La stessa risposta che mia nonna aveva dato a me l'aveva data alla mamma di Niat. Significa che le donne del Mediterraneo, per aprire una breccia alla speranza nella notte più scura, utilizzano gli stessi linguaggi. A Niat. Mediterráneo.
all of you. Grazie a voi e grazie a queste splendide ragazze che abbiamo ascoltato per tutta la sera con straordinario interesse. Ilaria,
Nadia, Laura e Giorgio. Credo di poter dire in conclusione, grazie a loro io sono più confortato, perché il futuro della Calabria è in buone mani. Grazie anche a Francesco Mazza, adesso vediamo finalmente il film nella sua versione a 42 minuti. Grazie a tutti voi.